L'Angela ha mandato un messaggio alla nuova coppia che si è formata a Uomini e Donne. Ecco che cosa ha scritto l'ex tronista Lorenzo e Claudia. Uomini e Donne, Teresa L'Angela scrive a Lorenzo e Claudia. Venerdì 22 febbraio è andata in onda la scelta di Lorenzo Riccardi. Il tronista di questa prima parte della nuova stagione di Uomini e Donne ha deciso di scegliere Claudia e lei, nonostante qualche arrabbiatura e tanti motivi per dirgli di no, si è presentata alla festa. Lorenzo e Claudia hanno iniziato così il loro fidanzamento con l'appoggio di entrambe le famiglie. Dopo la messa in onda della scelta, Teresa L'Angela ha voluto scrivere un messaggio alla nuova coppia. La vera unicità è nella normalità. Vi auguro l'amore, quello vero. Quanta emozione. Vi voglio bene ragazzi miei. Uomini e Donne, Teresa L'Angela delusa da Andrea Dal Corso. Teresa è stata la prima tronista di questa prima parte della nuova stagione a fare la sua scelta. Tra Antonio e Andrea, Teresa ha scelto Andrea. Quest'ultimo, però, nonostante reazioni di gelosia e rabbia nei suoi confronti, ha detto di no. La motivazione ha fatto infuriare Teresa. Il 31enne ha detto di non essere pronto a intraprendere qualcosa di importante come lo vuole lei e Teresa ha capito di essere stata presa in giro dall'inizio. Uomini e Donne, la reazione di Giulia dopo non essere stata scelta. In modo diverso, così come Teresa, anche Giulia Cavaglia ha vissuto una grande delusione. La ragazza torinese era sicura di essere la scelta di Lorenzo, ma così non è stato. Alla fine della puntata speciale di Uomini e Donne, La Scelta, Giulia ha detto a Lorenzo di trovarlo poco coraggioso in quanto, secondo lei, ha scelto la via più facile. Alla redazione ha poi confessato di non avere bei pensieri nei confronti del ragazzo. A Uomini Facili Scelte Facili. Lui ha detto che il suo cuore urla il nome di Claudia, io penso che il suo cuore urli Business. Tuttavia, nel web si sono diffuse una serie di critiche per lei e per i suoi parenti. L'atteggiamento di criticare e screditare Claudia non è piaciuto. Ci sarà una replica da parte della diretta interessata nei prossimi giorni.